Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati alla nostra carriera alternata con il Barcellona. Siamo qui con l'ultimo episodio, ebbene sì, faremo la seconda, accettare qualsiasi offerta challenge con il nostro Barcellona. La prima l'ha fatta Ricky, non so com'è andata, infatti in base anche a com'è andata lui potremo fare bene o male meglio in campionato o in Champions. Non so nemmeno com'è arrivato, quindi vediamo un pochino. Andiamo nella carriera alternata, i suoi dati non li ho ancora aperti. Vediamo un pochino come siamo arrivati e che valutazione abbiamo. Avremo tipo 2 di valutazione, 43 di valutazione. Siamo arrivati in noni. Noni siamo arrivati, assurdo. Vediamo un pochino perché io non so, l'episodio di Ricky non l'ho visto ovviamente. Quindi siamo arrivati noni, non in campionato. Abbiamo perso la Supercoppa con il Real Madrid, ottimo. Coppa di Spagna nemmeno qualificati. La Supercoppa europea l'ha vinta il Real Madrid. E anche in Champions non abbiamo fatto niente, ha vinto il Bayern. Bene, bene, abbiamo fatto molto, anzi voglio vedere anche l'Europa League, più siamo retrocessi in Europa League. No, niente, nemmeno in Europa League, l'Europa League l'ha vinta il Liverpool in finale con l'Hoffenheim. Quindi abbiamo fatto schifo completamente. Vediamo un pochino la rosa com'è. Abbiamo Icardi, Lukaku, cosa? Messi, trequartista, Carvalho, Pogba, Rakitic, Bonucci, Kompany, Alexandre, De Gea, Bellerin. La squadra non è nemmeno malissima, abbiamo in panchina Mertens, Diego Costa, Xhaka, Sigurdsson, Umtiti 87, Zuma. E poi tutti i giovani, con Paco Alcacer 84 tra l'altro qua giù in fondo. Non abbiamo un secondo portiere buono perché Masana 61 a De Gea tra l'altro. Non è un gran portiere Masana, quindi probabilmente dovremmo comprarlo, però adesso siamo nel mercato estivo, quindi non possiamo fare acquisti, anzi dobbiamo solo esclusivamente accettare le offerte. Tra l'altro nemmeno alleniamo più il Portogallo, quindi ci avranno buttato fuori anche dal Portogallo. Non siamo in corsa per il mio torneo, non ci hanno dato niente, a 56 milioni, ok. Arriviamo fino al 1° di luglio e poi metterò in vendita tutti i giocatori, così che appena ci arriveranno offerte le dovremo accettare, come ha fatto Ricky, che ha praticamente cambiato tutta la squadra. Adesso non so bene dove finiremo, probabilmente boh, ultimi. Ok, terminiamo la stagione, guardiamo se ci dicono che siamo ancora allenatori, abbiamo fallito, speriamo le cose migliorino in futuro, quindi dovremmo essere ancora allenatori del Barcellona. Ok, eccoci qua alla nuova stagione, quindi andiamo a mettere tutti i giocatori in vendita. Abbiamo Vermeulen che si ritira a fine contratto e poi da Lukaku in poi penso li potremmo aggiungere tutti in lista trasferimenti, che vuol dire che potremmo vendere tutti, che vuol dire che rimarremo senza giocatori. Ok, sono arrivate le prime offerte. Ci saluta Bellerin, torna in Premier al Chelsea e ho visto che ci saluta anche Mauro Icardi. Va al Paris Saint-Germain per 61 milioni. Avremo tanto budget ovviamente alla fine di questo mercato, ma non avremo giocatori, il problema è quello. Ok, venduti Maurito e Hector, arriva un'offerta per Kurzawa. Questo va bene visto che era un panchinaro per Zuma, arriviamo a 200, oltre 200 milioni di budget, ma arriveremo a molto di più. Ok, venduto anche Zuma, arriva una nuova offerta per Giordano, per un giovane, un 50 di euro, quindi va benissimo. A Longford Town, non so nemmeno dove militi questa squadra, però va bene così. Nuova offerta arriva per William Carvalho, mannaggia, anche lui al Chelsea, quindi oltre a Bellerin si prende anche Carvalho, centrocampista molto forte, difensivo molto forte, che se ne va. Due nuove offerte per Kompany e Lukaku, madonna, 19 milioni, Kompany torna anche lui in Premier al Tottenham, agli Spurs, mentre Lukaku torna al Manchester United, anzi in realtà qui arriva dall'Everton, però va al Manchester United effettivamente. Per 66 milioni. Venduti sia Lukaku, sia Kompany, sia Carvalho. Arriva un'offerta per Gylfi Sigurdsson, un altro centrocampista. Anche lui vuole tornare, anzi, vogliono che torni in Premier all'Arsenal per 21 milioni e mezzo. Venduto Sigurdsson, arriva un'offerta per Dries Mertens. Lui non lo volevo dare via, anche se non è molto contento. Però probabilmente poteva entrare nella rosa adesso che non abbiamo più attaccanti, magari come ala, ma purtroppo se ne andrà via anche lui. Venduto Mertens, arriva un'offerta per Sergi Samper, ok, va bene anche se era un giovane che è cresciuto abbastanza bene, ma 5 milioni e mezzo, non può andare perché la rosa è troppo limitata, quindi Mertens è stato la nostra ultima cessione.
Quindi andiamo a simulare la prima di campionato contro il Deportivo. Questa è la formazione: De Gea, Vermeulen, terzino destro, Bonucci, Umtiti, Alessandro, centrocampo con Rakitic, Xhaka, Pogba e Messi, dietro Alcacer e Costa. Andiamo a simulare questa prima di campionato, speriamo di vincere contro il Deportivo. L'unico in panchina forte è Thuram, Arda Thuram, tripletta di Pogba e gol di Alcacer. Non inizia male questo campionato. Ok, è terminato il mercato, non sono arrivate altre offerte, ma tanto non avremmo potuto vendere. Siamo per il momento primi in campionato. Abbiamo anche da simulare la partita della Spalmas, ma non ha senso. Andremo direttamente al 1º gennaio con questa rosa qui: Costa, Alcacer, Messi, Pogba, Xhaka, Rakitic, Alessandro, Umtiti, Bonucci e Vermeulen. Non è nemmeno malissimo. Vermeulen adattato come terzino destro, anche se non lo può fare. E adesso arriviamo fino a di gennaio e speriamo di avere una posizione ancora discreta in campionato per poter fare anche un buon mercato poi. Ok, ci siamo, andiamo a vedere un pochino come siamo messi in campionato. Valutazione 76 è salita, quindi non male devo dire. Vediamo un pochino, la rosa è sempre buona. Tabelloni, vanno a vedere la Coppa di Spagna dove siamo contro il Siviglia, mentre in campionato siamo primi. Ragazzi, siamo primi con 2 punti di vantaggio sul Siviglia. Real Madrid addirittura quarto a 9 lunghezze, quindi sta andando male il Real Madrid, noi stiamo andando bene. Ragazzi, che dire, dobbiamo fare un buon mercato, un mercato discreto, anche perché finché non compriamo non possiamo vendere, però la squadra è già molto buona così, probabilmente un centrocampista serve, forse una punta e un terzino assolutamente. Ok, ha fatto tantissime offerte, tutti i giocatori sono sul mercato, quindi avanziamo e vediamo come vanno, spero di prendere un bel po' di giocatori. Che andiamo a simulare la partita di Coppa di Spagna contro il Siviglia con la solita formazione. Al momento non sono state fatte acquisti, ma non sono state nemmeno fatte cessioni, quindi va bene così. Saltiamo 2-2, quindi ci sarà penso il rematch, oppure c'è il ritorno penso. Ok ragazzi, ho un bel po' di offerte accettate e dovremo vederle un pochino. Allora, abbiamo Correa 84, 23 anni per 45 milioni. Un altro attaccante è Rashford per 30 milioni, però prende di più di stipendio. Ed è un 83, però ha 21 anni, quindi potrebbe salire di più. Non so chi tra i due andare a prendere. Poi abbiamo un po' di esterni: abbiamo Kingsley Coman, 22 anni, 40 milioni, 180 mila di stipendio. Keita Balde al City, 50 milioni e 300 mila di stipendio, quindi molto di più rispetto a Coman. Non so se ne vale la pena. E abbiamo anche Marco Asensio, 87, 22 anni, 70 milioni, 260 mila. Lui lo accetto proprio senza pensarci perché lo volevo Asensio. Andiamo a portarlo a Barcellona ed è un bellissimo acquisto. Quindi ci rimane anche Oblak, che per il momento non procedo visto che abbiamo ancora De Gea. L'ho fatto nel caso in cui vada via De Gea, se no vado a prendermi un portiere un pochino più debole. Tanto come secondo portiere basta e avanza un 85, 94-85. Mentre gli altri direi di prendere Kingsley Coman a questo punto invece di Keita e Balde. Costa meno, meno stipendio, uno in meno di overall, ma chi se ne frega. Mentre tra gli attaccanti io direi di andare a prendere Correa. Ho provato anche Mbappé, ma era praticamente impossibile. Prendo Correa perché comunque è una rivale, il Villarreal, e ci sta a rubare un giocatore, mentre Rashford lo lascio al Tottenham. Ok, arrivano anche altri due giocatori. Ho provato per due terzini, Aurier e Cancelo. È stato accettato Cancelo, mi costa anche abbastanza poco, relativamente poco. 70 mila di stipendio, 38 milioni arriva dal Valencia. Quindi buono, Cancelo sarà il nostro terzino al posto di Vermeulen, quindi abbiamo finalmente un bel terzino destro. E poi abbiamo anche un centrocampista centrale, bene, sì, abbiamo Tolisso, 60 milioni, 112 mila di stipendio, quindi abbastanza basso, lo accetto senza proprio pensarci, 24 anni, un bel giovane, e va a migliorare il nostro centrocampo. Voglio accettare, ho cambiato idea, Keita Balde, perché tanto noi siamo a Barcellona, quindi ci possiamo permettere di spendere, abbiamo tanto ancora molto budget, 200 milioni, quindi secondo me ce la facciamo alla grande, mentre Coman rimane al Bayern. Andiamo anche a simulare la partita contro il Real Sociedad con un 4-3 offensivo: De Gea, Cancelo, Bonucci, Umtiti, Alessandro, Tolisso, Pogba come centrocampisti centrali, Asensio trequartista, e abbiamo il tridente Messi, Costa, Valdediao. Messi e Costa vanno a segno, per fortuna Yaramendi sbaglia rigore, quindi andiamo a vincere fuori casa, non male contro la Real Sociedad. Altra simulazione, ancora in coppa, dopo il 2-2 fuori casa contro il Siviglia ci riproviamo, stavolta in casa, speriamo di vincere, la formazione è sempre la stessa, non sono arrivate offerte, anche la panchina inizia a diventare decente, ci manca un secondo portiere, ma per il momento va bene così, andiamo a vincere, doppietta di Diego Costa, quindi passiamo anche il turno. Che è arrivata un'offerta per Alessandro Santoro, va benissimo così, 275 mila se ne va al Silkeborg,
Altra simulazione, ormai siamo a metà gennaio, bisogna fare qualche altro colpo, però vediamo un pochino, andiamo a simulare questa partita contro il Celta Vigo in casa, speriamo di vincere, sempre la nostra formazione titolare che per il momento va bene così, al momento mi serve solo forse un altro difensore, dopo questo 0-0 abbastanza deludente, un altro difensore e un altro portiere, ma come riserve per il momento. Ok, siamo ancora con la Coppa di Spagna, siamo con Huesca fuori casa, non so nemmeno, penso sia della Liga, della seconda Liga, la Liga Delante spagnola, dovremo fare una buona figura, lo spero con la formazione che abbiamo, saltiamo, 1-0, li ho messi, nemmeno tanto bene. Tanto sono arrivate due offerte per Paco Alcacer, per fortuna abbiamo preso Correa, così abbiamo un sostituto a Diego Costa, 31 milioni. Va bene, aumenta il nostro budget, potremo fare qualche altro colpo. E poi anche Samper, ok, anche lui era un giocatore da tribuna, quindi va più che bene. 6 milioni e mezzo se ne va al Malaga, quindi sempre in Liga. E mentre ho provato altre offerte, vediamo se vanno bene. Ok, sono stati venduti sia Alcacer che Samper. Accettata l'offerta di Rulli, varie offerte accettate, andiamo a portarle avanti. Ok, eccolo qua, un difensore ho cercato tra Varane e Bailly. Varan non me lo danno via, ho una cifra decente, quindi mi prendo Bailly per 60 milioni, 220 mila di stipendio, nemmeno troppo. Ci avanzano comunque ancora 180 milioni, quindi possiamo ancora fare bene nel mercato. Intanto abbiamo un buon difensore sostituto. Ok, andiamo a simulare la partita contro l'Espagnol, ospiti, Cancelo, Bonucci, Umtiti, la formazione è sempre la solita, non male, con questa volta Bailly in panchina. Andiamo a simulare la partita, 2-0, Messi, Pogba, tanta roba. Ecco il ritorno contro l'Huesca, dopo l'1-0 fuori casa speriamo di passare il turno, ci basta un pareggio, insomma non dovrebbe essere difficile contro l'Huesca. 4-0, in casa abbiamo dato il meglio di noi, Alessandro, Pogba, Messi, Diego Costa. Quindi avanziamo e vediamo se riusciamo a chiudere anche per il portiere. Ragazzi, siamo alle ultime 5 ore, ma sta per arrivare il colpo. Guardiamo se accetta l'offerta e se arriva veramente il colpo del mercato. Eccolo qua, Paolo Dybala. Ragazzi, lo devo prendere per forza. Ci avanzano 28 milioni più 190 mila di stipendio. Non so se riesco a fare l'altro colpo che volevo, ovvero Serge Aurier, ma tra lui e Griezmann mi prendo assolutamente Paolino Dybala, che va a completare questo mercato veramente assurdo. Quindi rifiuto Lewandowski, che ovviamente mi costava molto meno. Rifiuto anche Griezmann un po' a malincuore, però ragazzi, tra lui e Dybala ho scelto assolutamente Dybala. Guardiamo se ce la faccio a prendere anche Aurier, sarebbe stato un terzino per alternare Cancelo, ma come vedete ci mancano 10 milioni, quindi dobbiamo aspettare. Se arriva un'altra offerta per qualche altro giocatore lo compriamo, se no restiamo con i giocatori che abbiamo. Niente ragazzi, non arrivano altre offerte, ma io mi accontento della squadra che abbiamo creato con Paulino Dybala a punta, in tridente con Messi e Keita Balde, e poi dietro Asensio. Insomma, abbiamo una buonissima squadra, possiamo fare bene, possiamo vincere questa Liga. Quindi mercato chiuso, abbiamo un infortunio per Marco Asensio, ma solo 3 settimane, quindi va bene. Molti giocatori lasceranno il club al termine di questa stagione, ma tanto questa sarà l'ultima, quindi tra parentesi chi se ne frega. Andiamo a simulare fino a fine stagione e speriamo di fare bene, speriamo di vincere questa Liga, magari anche la Coppa. Purtroppo non siamo in nessuna competizione europea, vediamo un pochino come andrà. Ok, siamo arrivati a fine della simulazione. Come vedete, il 2 giugno abbiamo avuto, penso, la finale contro l'Atletico Madrid di Coppa, quindi in qualche modo dovremmo aver fatto qualcosa di buono, 74 di valutazione, ma penso sia anche perché gli obiettivi manco li abbiamo guardati. E siamo arrivati primi, ragazzi, primi con 6 punti di vantaggio sul Siviglia, con 7 sull'Atletico Madrid. Il Real addirittura quinto a 67 punti, mentre per quanto riguarda la Coppa abbiamo vinto la Coppa 1-0 contro l'Atletico Madrid. In Supercoppa l'ha vinta il Bayern, ma ovviamente qui non eravamo in corsa in Europa. E guardiamo anche un pochino la Champions, tanto sì per curiosità, l'ha vinta il City 2-1 contro il Leverkusen. E infine prendiamo l'Europa League, se ci riesce questo gioco, dai che ce la puoi fare. Ok, Europa League, l'ha vinto lo Spartak Mosca contro il Benfica 2-1, va benissimo così. Quindi andiamo a vedere un pochino la nostra rosa e come si è comportata, penso abbastanza bene. Quindi andiamo a vedere la nostra rosa,
con David De Gea ovviamente il nostro portiere titolare, João Cancelo 3 reti, Bonucci 1 rete, Umtiti 2 reti, Alessandro 9 reti, purtroppo se ne andrà via, anche lui andrà a Paris Saint-Germain, mentre Bonucci andrà allo United, Tolisso 3 reti, 3 assist, non male, mentre Pogba 33 gol dal centrocampista centrale, veramente assurdo, 20 assist, una media di 7.6, probabilmente uno dei migliori giocatori di questo Barcellona, anzi senza alcun dubbio. Asensio 0 reti, complimenti Asensio, devo dire mi hai proprio deluso, mentre Messi arriva a 13 reti, si abbassa di over, ma ovviamente a 31 anni ci sta, 4 assist, ok, per un'ala va bene, anche Dybala non ha dato quell'apporto che speravo, 4 reti, a questo punto forse era meglio prendere Griezmann, non lo so, mentre Keita Balde 7 reti. In panchina, come vedete, niente di che, a parte 10 reti per Angel Correa, che per essere partito dalla panchina ne ha fatti molti di più di Dybala, quindi ottimo. Xhaka 0, Diego Costa altre 14, però penso più nella prima parte di campionato, poi per il resto va bene così. Quindi devo dire, ci siamo comportati al meglio delle nostre possibilità, perché abbiamo vinto tutto il vincibile, però purtroppo non eravamo in Europa, quindi magari eravamo anche un pochino più agevolati da quel punto di vista. Ragazzi, la carriera col Barcellona direi che finisce qua, la squadra non è nemmeno male, potremmo anche in teoria continuare anche se alcuni se ne andranno via come Bonucci e come Alessandro, però in teoria avremo anche una rosa per poter continuare, ma ovviamente con Belli tra l'altro che andrebbe in campo. Ovviamente però FIFA 18 si sta avvicinando, quindi per noi mancano un po' le motivazioni. Scrivete nei commenti se volete che questa serie in qualche modo continui, sempre in questo modo con l'accettare qualsiasi offerta challenge, oppure se possiamo anche tranquillamente chiuderla qua. Io invito a lasciare un bel mi piace, arriviamo, non lo so, almeno a 200-300 mi piace, forse ce la possiamo fare per questo episodio di questa carriera alternata. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. You should grow feathers and see this too.